In diretta. Buonasera, Buonasera, buonasera. bentrovati, benvenuti e bentrovati. A te Biagio, benvenuto. E Grazie, Vincenzo, benvenuto. bentrovato. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera, come state? Bene, emozionati, come sempre. Come sempre. Posso dire la stessa cosa. L'emozione è un sentimento positivo perché apre le porte alla semplicità di quello che si nutre all'interno e quindi si condivide anche l'emozione perché anche l'emozione fa crescere. Allora io volevo intanto augurare una buona serata a coloro che si sono diciamo approssimati a collegarci con noi, sono già in linea con noi, a tutti gli amici, le amiche, parenti vari, fedelissimi affezionati che seguono le nostre umili iniziative in favore della prevenzione. Le due associazioni, la nostra che Assono e diciamo noi, ACDS di Vincenzo Vetere, il mio figlio adottivo fedele, e che stiamo cercando di portare avanti un discorso per aiutare la comprensione di quello che noi intendiamo mettere in atto nella strategia della prevenzione all'interno dell'ambiente scolastico in generale. È per me un'emozione grandissima stasera avere qui il professor Biagio Di Liberto, che è un amico della provvidenza, è una conoscenza che mi è capitata nella vita come grande dono e dal quale riesco ad apprendere gli elementi pedagogici, didattici importantissimi che mi hanno edificata e mi hanno anche aiutata e sostenuta alla comprensione di dinamiche importantissime per le relazioni a livello curricolare nella vita scolastica. E vorrei presentare brevemente, per chi non sa, chi è il professor Biagio Di Liberto, per me un amico, un grande amico, vorrei presentarlo dando lettura a qualche indicazione biografica. E sono emozionata moltissimo, lo risottolineo, perché ritengo che alla preparazione che riscontro ed è evidente, c'è anche una carica di umanità che contraddistingue il nostro ospite questa sera. Il professor Biagio Di Liberto è un docente, ricercatore, studioso di pedagogia speciale, da anni impegnato nell'approfondimento e nella sostenibilità dei progetti inclusivi della personalizzazione, individualizzazione e differenziazione didattica e nei percorsi scolastici, con una importante sottolineatura dei bisogni educativi speciali. È un collaboratore e formatore del CEDISBA, Centro Studi e Ricerca sulla Disabilità e Marginalità presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, diretto dal professor Luigi D'Alonso, all'interno della quale la specializzazione, differenziazione didattica, progettazione e valutazione per competenza negli istituti scolastici di ogni ordine e grado. È un formatore specialista dei processi inclusivi, detti BES, bisogni educativi specifici, e DSA, disturbo dell'apprendimento, nella disabilità, con particolare cura e attenzione alla realizzazione di percorsi individualizzati personalizzati. E personalizzati. Altre ancora indicazioni come Teaching and Learning Laboratory, scusate il mio inglese, le mie colleghe d'inglese mi ammazzeranno per la pessima pronuncia, per l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nei percorsi di formazione e specializzazione universitaria per i docenti di sostegno. Si occupa dell'intersezione tra le tecnologie didattiche e disabilità e dell'innovazione tecnologica in funzione inclusiva. Per quanto riguarda il nostro motivo anche della convocazione, oltre tutte queste qualità, è un specialista ricercatore dei fenomeni legati alla violenza della rete, in particolare cyberbullismo, dei temi della sicurezza in rete e delle nuove patologie digitali e nuove dipendenze tecnologiche, collaborando con i tavoli tecnici degli uffici scolastici del territorio, quindi in Lombardia e non solo, e istituzioni scolastiche nella progettazione di percorsi di cittadinanza legati ai temi della digital education, della sicurezza della navigazione in rete dei minori. Ed è direttore anche del Centro Nazionale Documentazione e Ricerca Educativa Cyberbullismo. Credo che tu Come, anche mamma mia, visto, anche visto. cosa non fai, Biagio? Cosa non fai? Questo Mamma mia. perché io vorrei capire dove trovi il tempo per riposare, perché questo credo che sia veramente una gigantesca missione che sottolinea intanto la persona, la
ma anche la passione per l'insegnamento, la passione per cercare di essere strumento. Credo di avere rubato troppo tempo e senza volerlo. Sono felice di averti tra noi. Credo che la tua presenza questa sera potrà dare un contributo importante non solo a livello informativo ma anche a livello didattico e delle indicazioni utili per noi come associazioni, anche per tutti coloro, mamme, alunni, colleghi che stanno seguendo, che possono, diciamo così, capire qualcosa in più e in maniera più approfondita. Ti lascio la parola e ti permetterò di intervenire ogni tanto. Dicevamo prima che costruiamo insieme questa serie, una trama di riflessioni. Io sono prima di tutto un uomo di scuola, sono un uomo di scuola prestato all'Accademia, ma sono un uomo di scuola e della scuola ne traggo tutti i benefici e anche le inquietudini. Credo nella scuola come apertura, come vocazione per una pluralità di lingue, perché badate bene, la tentazione è quella del muro, è quella di chiudersi all'interno di un disciplinismo che non incontra i ragazzi e che non incontra neanche la vocazione per la cultura. Io credo molto negli elementi culturali. Noi siamo in una scena scolastica che è quella contagiata anche lei dal Covid. Siamo dentro una scena in cui gli insegnanti, e qui devo spezzare 50 lance a favore della testimonianza quotidiana nell'incontrare i ragazzi, deve essere così, deve essere fatto con particolare cura, ma noi abbiamo bisogno, e io sento estremo bisogno di puntualizzare come la tentazione del muro e anche il bisogno di chiamare la scuola a fare cultura, che a fare cultura nel rispetto delle posizioni di tutte, nel rispetto delle differenze, perché questo è l'antidoto al razzismo, all'esclusione, alle marginalità. Io sono convinto che tutti noi siamo a rischio di marginalità, non soltanto chi è oggetto di sofferenza specifica, quale il bullismo, o chi è oggetto specifico di violenza mediale, quale nel cyberbullismo, ma la marginalità è la percezione costante di non essere guardato, di non essere incontrato, di non avere il diritto a poter parlare. Perché io posso sapere benissimo la mia materia, io dico sempre scherzando ai miei ragazzi, come spiego io Pirandello, nessuno lo sa fare. Il problema nei territori adolescenziali, nei territori dei bambini, quello che noi siamo è una continua traduzione tra quello che loro cercano, quello che noi consentiamo, permettiamo di sentire con noi. Ecco perché io prima vi dicevo che l'essere un uomo di scuola è una sorta di tsunami dove una passione, un impegno contagia anche l'altro. Ecco perché mi sono terribilmente imbarazzato in questo elenco delle lamentazioni di Ezechiele, no? perché capisco che è il frutto del tuo lavoro, capisco, sai, ora noi parlando di scuola, quando tu mi chiedevi di cosa vuoi parlare, io mi sono spaventato perché mi sono chiesto, e io di cosa parlo adesso? E allora il titolo Cittadinanze Digitali mi sembrava l'ingaggio più forte nei temi che ci stanno a cuore, nei temi del bullismo e del cyberbullismo, no? Certo. Perché parlare di cittadinanze digitali, di questo nuovo curriculum scolastico, che è strano, perché
cittadinanza digitale è la capacità di un individuo di avvalersi criticamente, consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Ora, tutto questo territorio, quando diventa curriculum, quando diventa educazione, quando diventa percorso formalizzato e continua a chiamarsi educazione civica, io mi chiedo quanto noi come scuola dobbiamo sentire che parlare di una educazione trasversale è veramente una sfida di accoglienza delle posizioni di tutti. Il Covid ha sicuramente sparigliato, noi quest'anno dovevamo iniziare a progettare e so che le scuole hanno già iniziato a progettare, però qui si tratta di uscire da una logica del trasmissivo e costruire una trama di riflessioni dove gli alunni, dove i ragazzi, ed è sintomatico sin dalla scuola dell'infanzia, sono impegnati a riflettere come i bambini e le bambine sul rispetto delle differenze, sulla consapevolezza delle affinità, perché altrimenti il riferimento a come stare in rete noi lo comprendiamo soltanto quando ci facciamo male. Esatto. E adesso noi dobbiamo stare attenti perché è più facile andare a guardare il dolore che a costruire una dimensione protettiva dell'essere. Dell'essere, esatto, bambino, dell'essere. Ora, l'educazione al rispetto, no? Già dalla buona scuola, no? Noi dobbiamo pensare che l'approccio alle differenze, l'approccio e la consapevolezza a quello che è il generale concetto di salute passa da un esercizio educativo. Ora, io spero sempre che sia chiaro questo concetto, perché la scuola, quando consapevolmente fa educazione civica, automaticamente si pone dentro un agito, non soltanto dentro una comunicazione informativa. È vero, io da una parte devo consentire le acquisizioni di informazioni per stare nel mondo digitale. E ho bisogno che qualcuno mi parli di quali sono le coordinate, i punti cardinali per non smarrirmi, ma dall'altra io devo abilitare, perché educare nella prospettiva della scuola significa abilitare competenze, abilitare modi di essere che sono anche modi di pensare. Ecco perché un curriculum di cittadinanza digitale, l'articolo 5 dell'educazione civica, no? Siamo nell'agosto del 2019, le linee guida sono nel giugno del 2020 e siamo stati gettati, la scuola è stata gettata dentro un pensiero che è fortissimo, perché il legislatore, quando ha parlato di un curriculum trasversale di almeno 33 ore, non ha detto fate soltanto 33 ore, ha detto badate bene che dovete impegnarvi a costruire una riflessione dove tutte le discipline concorrono all'accoglienza, all'ascolto empatico, dove il destino di ciascuno è dentro una dimensione di partecipazione, dove le valutazioni sono
sono chiare e quindi sono democratiche perché significative per te, altrimenti facciamo diventare il curriculum, implementiamo il curriculum con un'altra materia. E questo è un pericolo grandissimo che le scuole corrono, soprattutto nella mancanza di confronto. Sarebbe bello che gli istituti scolastici si confrontassero e si contaminassero con buone pratiche didattiche, ma il Covid sta amputando questa possibilità. Non sta dando la possibilità di confrontarsi. Mia nonna diceva che bisogna stare con quelli migliori di noi. Ora noi abbiamo bisogno di vedere, di ascoltare come i ragazzi stanno affrontando questo nuovo curriculum, perché l'impegno non è soltanto certificativo, fare le ore, ma l'impegno è anche di lasciare tracimare un esercizio di cittadinanza, un esercizio di consapevolezza, perché le tre macro categorie, no? Costituzione, educazione ambientale, cittadinanza digitale, sono elementi di un percorso di crescita. Ora, che il legislatore abbia detto guardate che dovete pensarci consapevolmente è un'ulteriore sfida, perché la prevenzione primaria e la cultura, poi possono entrare anche gli esperti, ma la prevenzione primaria è quel germe di democrazia che soltanto la cultura può fare. Ecco allora che progettare l'insegnamento trasversale. Scusa se mi permetto di interrompere. Prego. C'è un problema tecnico, Vincenzo. Mi stanno scrivendo che non riescono a vedere il video in diretta, quindi non so che cosa stia succedendo. A me sta andando direttamente, sto guardando anche su Facebook, anche sul cellulare in contemporanea. C'è qualcuno che mi sta scrivendo. Sto avendo problemi. A proposito, chiedo scusa. L'interruzione, volevo anche dire a chi sta seguendo che se volete fare domande, Vincenzo manderà il link di accesso alla piattaforma, anzi ti pregherei di mandarlo. Già fatto. C'è la possibilità di vedere il link al quale aderire in termine tecnico, cliccando su quel link avrete modo di aderire direttamente e rivolgere la domanda a Biagio, professor Di Liberto. Quindi era una domanda tecnica perché mi hanno scritto in 3-4 che non riescono a vedere la diretta. Quindi bisogna vedere come mai. Adesso gli scriverò se si vede o meno. Siamo ostaggi di Vincenzo. Siamo vittime della tua piattaforma, lui se non mi cerimoniere. No, guarda, Maria Pia, se tu mi hai voluto ne paghi le conseguenze in bene e in male. Scherziamoci su. Mi assumo sempre la responsabilità delle scelte in genere, sempre. Allora, detto questo, manda il link dove possono, per favore, in evidenza da qualche parte, ecco, così possono aderire direttamente alla piattaforma. Grazie. Ce la facciamo. Sì. Non è facile, siamo nell'estemporaneità esatto. Ed è giusto che le cose si aggiustino pian piano. Non sapete quanto piacere sia in questo momento stare con voi e stare con gli amici che ci stanno seguendo. Stavo dicendo che questo nuovo dispositivo formale che è il curriculum di educazione civica è veramente una grande possibilità di ripensare l'impianto del disciplinare dentro una contaminazione
costante. Io perché spiego letteratura se non per contribuire ad un esercizio educativo che è quello del profilo in uscita del mio alunno? Perché parlare di profili d'uscita è riuscire a pensare che noi contribuiamo costantemente ad un percorso di crescita, è quello che veramente anima una educazione per la scuola. Ora, io credo che noi dobbiamo venire fuori, e ce lo dicono anche le più aggiornate indagini psicologiche e psicoeducative, basta con lo stereotipo dell'adolescente onnipotente e trasgressivo, basta con lo stereotipo di chi prende l'auto e si va a far male, basta con uno stereotipo, perché badate bene che anche la psicologia sta riaggiustando il tiro tra quella che è una nuova normativa, tra quella che è una nuova normalità dei nostri ragazzi e quelle che sono le nuove sofferenze dei nostri ragazzi. Perché faccio un esempio per cercare di chiarire. Parlare di cyber security, che è determinante, perché risponde a quella alfabetizzazione digitale che è un diritto dei percorsi di crescita, è un diritto internazionale alfabetizzazione digitale, però questo deve essere messo all'interno di un tentativo che i nostri ragazzi quotidianamente fanno di automedicarsi senza gli altri. È vero. La fatica che la scuola sta facendo, no? Di spostarsi dal sincrono, è la fatica di chi deve prendere atto che il come prima, che quello che eravamo prima, è una dimensione consolatoria, è una dimensione dove noi abbiamo invece bisogno di scoprire, che i ragazzi hanno bisogno di essere attivati per costruire qualcosa. Ecco che allora l'educazione civica, il curriculum di cittadinanza digitale è un guarda che adesso con la tua dimensione concreta che è intrisa dal digitale, costruiamo qualcosa, perché io ho bisogno di incontrarti là dove abiti, ed è indubbio che i nostri ragazzi abitano il digitale, si costruiscano nel digitale una trama significativa e potentissima di loro stessi. Il problema non è soltanto la petrinizzazione della mia vita, no? Nel digitale io mi mostro e costruisco costantemente con i feedback che ricevo quello che divento. Ma qui si tratta veramente di andare a contribuire, e questo la dice lunga su quanto le scuole debbano progettare, non progettare soltanto ore, ma progettare anche contributi ai significati, perché progettare le ore basta poco, o meglio, è un'operazione tutto sommato facile. Io trovo che nel mio istituto quotidianamente arrivino 10-15 proposte formative, e vi assicuro, ben fatte. Il discorso è che abilitare l'educazione, un curriculum di educazione, ha necessità di guardare ai significati che io voglio promuovere, perché i nostri ragazzi hanno veramente molto di buono da dirci
e hanno tanto di buono da mettere su, sul campo. E che se ci dimentichiamo della capacità di sognare che la scuola deve esercitare, noi ci solleviamo ad un livello puramente informativo. La scuola non può, sta correndo forse il rischio di essere bloccato nell'eterno presente. Nell'eterno presente, no? Noi ci aspettavamo che a settembre la marcia trionfale della scuola riprendesse, che le logiche gestazionali dopo i primi 20 giorni ti faccio fare il compito in classe fosse, ecco, recuperasse tutta la nostra, tutto il nostro consueto. Ma noi abbiamo veramente necessità di una scuola, e questa è la mia, è il mio dolore, di una scuola che è capace di trasgredire, dove trasgredire vuol dire andare a frequentare territori nuovi, perché gli adulti, perché i ragazzi del ritiro sociale, dell'insuccesso scolastico, dell'abuso di internet, dell'autolesionismo e del sexting, hanno una necessità, hanno bisogno di adulti che consentano di travedere un futuro che è possibile, non preformato. Io dico sempre, anzi, proprio oggi, Sesto Canto del Paradiso, avete presente la noia del Sesto sì. Canto del Paradiso? Ok? Sì. Se mi sentissero i miei gli alunni, ma gliel'ho anche detto, un alunno molto molto vivace e attivante mi dice: prof, ma secondo lei questa cosa perché, della serie qui di Uris, perché dobbiamo farlo? Perché il problema non è far Dante e portare mille motivazioni a favore della grandezza dell'opera dantesca, no? Che è opera mondiale, ma il problema è che l'esercizio dello star dentro un impegno, questo è uno sforzo maturativo. No? Vorrei permettermi di fare una breve... l'ambiente della scuola di cui faccio parte anch'io nel mio piccolo e in maniera diversa, insegnando una disciplina abbastanza specifica, ma la vivo. Vivo la scuola e anche scuole di territori abbastanza complessi e complicate. Le realtà che ho frequentato e che frequento, laddove la scuola è il punto di aggregazione unico qualche volta, forse esclusivo per questi ragazzi. E in concreto, alle volte ho la sensazione che la progettualità proposta sia una progettualità finalizzata non tanto a questa è la mia ovviamente percezione, in alcune cose per fortuna non su tutte, però la mia percezione personale è quella che la progettualità, il progetto, la proposta viene fatta soltanto per accattivare, come in una vendita di un mercato, il miglior offerente, quello che diciamo seduce di più, e alla fine i diretti beneficiari, che sono i ragazzi, si trovano a dover sopportare una mole di lavoro straordinaria che magari non hanno gradito, che neanche se gliel'avessero chiesto magari si sarebbero espressi positivamente. Allora, come abbinare progettualità, funzionalità e utilità di un determinato progetto di istituto? Guarda, se noi spostiamo, e questa è la grande sfida quotidiana, tutte le volte che noi incontriamo, spostare il baricentro dall'insegnamento all'apprendimento,
no? Spostare il baricentro dall'insegnamento all'apprendimento consente di ci si autorizza a guardare oltre, ci si autorizza a contenere anche l'incertezza e l'esuberanza dei nostri ragazzi, che hanno il diritto di chiedere ragione di quello che fanno. Ora, il problema è che la formula della nostra idea di crescita non è più corrispondente con la formula dell'idea di crescita che stanno attraversando i nostri ragazzi. Noi dobbiamo stare attenti a non fondare i nostri gesti sui prerequisiti, no? Perché l'esperienza della crescita non è un prerequisito, è l'accadere di una novità, come il mio alunno oggi che ha preso a calci Dante, no? E io che ero tutto animato dal sacro fuoco, ho dovuto dire che l'esercizio dantesco è un contributo ad un elemento culturale che è maturativo proprio perché lo stiamo facendo. Quante cose nella nostra vita non ci sono piaciute, eppure noi siamo stati dentro un percorso che li ha resi necessari. Io dico che se l'insegnamento si apre all'apprendimento, noi ascoltiamo i ragazzi, perché la crisi adolescenziale non è un non senso, non è una mancanza di senso, certo, ha una dignità estrema. E consentire, ecco, che un curriculum di educazione civica, di cittadinanza digitale, è un'apertura grandissima soltanto se noi non la imbrigliamo nelle maglie strette, perché il legislatore, quando purtroppo ha detto che bisognava valutare l'educazione civica, ha chiesto di valutare l'educazione. Sì. Ora, questa contraddizione la comprendo da uomo di scuola, ma i nostri ragazzi fanno fatica a comprenderla, così come non comprendono il voto di condotta. No? Sì, è vero. Come non comprendono da dove viene fuori il voto di condotta, perché sanno però che fa media. Sanno che esatto. Fa media ai fini della valutazione finale, fa media e fa quel mezzo punto, quel punto in più della valutazione ai fini della missione. Quello lo sanno. Ora, comprendere come non riferirsi ad un'adolescenza che è onnipotente. Io non voglio qui appiattirmi sulla mancanza di testimonianza di adulti consapevoli, non c'è cosa che sarebbe da farla peggiore. Su questo invece sarebbe da farla, perché guarda, non c'è cosa peggiore dei gruppi di genitori di WhatsApp. Ha voglia. Vediamoci stare. Confermo. Uno degli aspetti pesanti della situazione, laddove veramente c'è, ma anche dei gruppi WhatsApp in generale tra adulti, quindi anche tra colleghi, dove qualche volta, privi di freni inibitori, ci si esprime in maniera anche poco, diciamo così, gratificante nel cercare di identificare determinate situazioni che magari uno vive. Ma al di là di quello, io trovo, vivendo la scuola dal basso, è importante avere il polso della situazione, nel senso, molte volte si legifera, si parla, si discute di cose. È come se io guardo una realtà da un cannocchiale, con una lente che allontana la realtà.
la realtà è fatta di altre cose, non è fatta di buoni propositi, di buone, diciamo così, esteriormente procedure perfette. La scuola è fatta di realtà malate a volte, con difficoltà pesanti, non solo a livello che riguardano i ragazzi, ma proprio difficoltà oggettive, laddove coloro che dovrebbero garantire un punto fermo sono più fragili dei ragazzi certe volte. Maria Pia, noi dobbiamo essere consapevoli, cioè dobbiamo ricordarci che tutte le volte che parliamo dei ragazzi parliamo di una grande risorsa. Esatto. No? Quando esatto. Nella legge Ferrara si parla di abilitare i ragazzi ad un discernimento delle situazioni di sofferenza, anche senza i genitori, non per dimenticarli, ma perché abilitare un ragazzo è di una pedagogicamente ricchissima posizione, perché allora sì che la scuola è un fattore di crescita e non certo. Un fattore di ovattamento dove la realtà viene quasi dimenticata. Io faccio sempre molta fatica quando sento che tutto va bene, no? Mm-hmm. Quando diceva Hegel, la notte in cui tutte le mucche sono nere, ma solo perché c'è buio, no? Adesso l'ho scomodato Hegel. No, l'hai scomodato, hai fatto bene, perché va scomodato Hegel. Ora, noi non dobbiamo veramente inventarci nulla, perché se la pedagogia abita nelle scuole, noi abbiamo nei ragazzi e anche negli adulti, anche in quelli che non ci piacciono, delle grandi risorse. Perché parlare di educazione a rispetto, parlare di parità tra sessi, parlare di prevenzione della violenza di genere in tutte le forme di discriminazione, queste sono già patrimoni della scuola. È vero. Ora, noi non abbiamo bisogno di ulteriori elementi. La scuola ha in sé le risorse per poter intercettare queste necessità. E questa è quello che io credo che la scuola non possa e non debba dimenticare. Io sono preoccupato quando la pedagogia viene dimenticata dal legislatore nella scuola, perché la pedagogia consente anche di guardare ai problemi, per esempio la gestione dell'identità digitale, no? Cioè l'essere in grado di proteggere la propria reputazione digitale. E gestire i propri dati, no? Che si producono attraverso i propri strumenti. Bene, lo sguardo pedagogico recupera l'iniziativa dei ragazzi. Mm-hmm. Lo sguardo non pedagogico recupera la forza degli adulti. È vero, no, confermo. Vorrei fermare l'attenzione, grazie delle cose meravigliose che stai dicendo, sono piccole perle di saggezza per chi le vuole utilizzare, ovviamente, perché poi c'è sempre il libero arbitrio e c'è sempre qualcuno che finge di non sentire, perché poi dopo alla fine c'è sempre la libertà dell'individuo che alla fine prende quello che ritiene necessario prendere. Ma al di là di quello, non è fatto per creare vuoti o per calpestare invece il vasto, immenso, grande lavoro che si sta facendo, non è stato fatto per questo, ma a me interessa calare un po' l'argomento su due aspetti importanti. E tu hai nominato prima la legge su cui stiamo lavorando, perché al momento è l'unica diciamo forza motrice
che anima e ha animato per un breve tempo, 3 anni sono pochi per poter comprendere l'efficacia, no? Direi che sono quasi, ancora non si è neanche cominciato a mettere in ballo tutta la macchina che si è mossa, ma ci sono alcune cose che per me sono un mistero. E l'altro ieri ero in una classe asincrona facendo lezioni con i miei alunni, e siccome ho logorroicamente ormai ossessionato la loro vita con il bullismo, le cose eccetera, mi hanno presentato un prodotto PowerPoint, siccome ho lanciato un progetto intercurricolare personale dove sono loro che parlano delle loro passioni, dei loro interessi, e fanno lezione, fanno loro la lezione a me, alla classe. E un ragazzo, avendo trattato il tema del, due ragazzi, avendo trattato il tema del cyberbullismo, alla fine mi fa, ringraziamo per tutti gli spunti che ci ha offerto in questo periodo, però professore, volevo farle una, professore, un po' alla romana, professore, volevo farle una domanda. Ma come mai, secondo lei, se ne parla così tanto, si fanno tanti progetti e continuano a esserci le violenze? Come mai continua ancora a esserci l'aggressione? Come mai ancora si scrivono scemenze, ha detto questa frase, scemenze sui social? Bella domanda, ho detto, mi hai fatto, è una bellissima domanda. Allora, di contro, io trovo che la proposta di fare qualcosa deve seguire anche una certa, voglio dire, costanza, ma anche una maturità di proposta finalizzata non solo a fare il convegno in quella scuola per far vedere che arriva l'X per e garantirsi il bonus a fine anno sulla busta paga o sulla scuola che ha i suoi, no, profitti, ma il progetto si fa anche in questo caso perché deve servire come insegnamento, come spunto di riflessione autentica, non una farsa, perché sennò diventa una farsa. I ragazzi non hanno bisogno di farse, già vivono le farse, alcune farse già le respirano, e hanno bisogno di atteggiamenti coerenti, di proposte valide, che alla fine lasciano un seme su cui meditare, non un progetto fatto per mettersi la medaglia al petto che siamo stati un bravo istituto e anche quest'anno abbiamo tamponato il discorso finalmente, sa scocciatura di doversi occupare anche di questo, perché in fondo per certe realtà è una scocciatura dover ottemperare anche questa tipologia di problematica come funzione mentale, intendo. Anzi, ci sono anche alcune... Ah, scusami, vai Biagio. Prego. Ci sono pure alcune scuole, oramai, come dire, noi ne abbiamo girate parecchie, ne abbiamo girate veramente tante... capita addirittura, mi è capitato in una scuola superiore dove è un po' l'istituto dove ha il professionale, il tecnico e il liceo, e già visivamente com'è strutturato l'istituto, ma proprio a livello fisico capisci che da quella parte c'è il liceo perché c'è i muri belli dipinti, nuovi, c'è più luce. L'istituto tecnico è comunque è messo in una posizione molto comoda, e il professionale lo mettono proprio nelle catacombe, no? Mi collego al discorso di Maria Pia. Sentivo casino durante l'incontro e il docente mi dice: ma sia il professionale. Se già una condizione così non è carino, perché già tu come persona che stai dando l'esempio a quelli del liceo stai dicendo che quelli del professionale sono quelli che, sai, come dire, sono gli emarginati di strada, e al professionale fai arrabbiare perché dici il liceo sono i privilegiati, no? Cioè, metti a dura prova. Questo sono gli adulti qualche volta quando giocare facile in educazione è abbastanza frequente. Vogliamo alunni lavati, stirati, mangiati, e con famiglie che hanno a cuore il dialogo e le alleanze educative, no? Avete fatto così, Don Bosco? Beh, sì. Ma... Se avesse fatto così Don Bosco, lo so io. Ora, io credo che il bello dei nostri ragazzi, anche quelli che
vivono l'elemento culturale, la provocazione culturale come con fatica, e di riuscire a essere in prima linea in questa novità che le scuole possono realizzare, cioè un curriculum di educazione civica, un curriculum che approfondisce i temi della cittadinanza digitale. Siamo gli adulti ad avere bisogno dei ragazzi, siamo gli adulti che hanno bisogno di ascoltare il dolore mentale dei ragazzi. Non lo possono ascoltare nelle aule dei tribunali, perché quello è già tardi. Noi abbiamo bisogno, ed è qui che la pedagogia rende la scuola un territorio elettivo di intervento. Per favore, diciamo alle scuole che ne hanno titolarità, che non sono inadeguate, esatto, che non sono marginali a questo dolore che rischia di essere non tollerabile, perché i ragazzi abitano la rete e noi dobbiamo incontrarli lì dove sono, certo, lì dove costruiscono trame di relazioni per loro significative, perché il problema è che la frequenza genera distorsività, come tutte le frequenze massive. Ora, comprendere il senso significa anche rendere possibile che la crisi evolutiva sia gestita. Ora, ecco perché la paura che l'educazione civica si appiattisca su comunicazioni e non su abilitazioni e scoperte, e non su ascolti condivisi e partecipati. Cioè, io sono convinto che vale più una partecipazione che un ascolto che ha un processo di oblio veloce. I miei ragazzi, di fronte all'esperto sulla cyber security, mi dicono: ma questo in rete funziona molto diversamente dalla comunicazione. Ora, io credo fortemente nella scuola e credo nella capacità educativa, nell'abilità educativa che la scuola può suscitare. Ecco perché allora il senso di inadeguatezza, il senso di vergogna, la percezione di non essere mai abbastanza belli e popolari, e questo sì che deve entrare nella nostra capacità di dipingere insieme dei territori dove i ragazzi hanno finalmente la possibilità di parlare con noi. Ecco perché allora Dante, faccio un passo indietro per farne 5 avanti, Dante ha senso perché il dolore della noia è un elemento educativo. Esatto. Perché è quell'elemento educativo, lo fanno con gli adulti, non lo attraversano da soli, perché se si attraversa da soli non è bello, perché le solitudini generano fantasmi e generano anche mendicanze, povertà. Ecco perché parlare di un curriculum di educazione civica significa nuovamente riaffidarsi ad un forte richiamo all'elemento della scoperta condivisa, perché noi non abbiamo bisogno soltanto di adulti competenti, abbiamo bisogno di ragazzi competenti. Esatto. Di ragazzi che di fronte al male abilitano la libertà
fermarsi un attimo prima, perché l'hanno conosciuto quel male, perché lo hanno attraversato insieme agli adulti, ne hanno parlato, perché l'adulto fa la differenza, ma quando si sta in rete sono i ragazzi che fanno la differenza, sono quei ragazzi che di fronte al male hanno avuto la possibilità, hanno la possibilità, perché se la vestono addosso, hanno la possibilità di fermarsi o di chiedere aiuto. Ci rendiamo conto che i ragazzi non chiedono aiuto, perché questo è quando viene rivolta loro appunto qualche denuncia che insomma mi viene fatta di situazioni di sopruso in tema di bullismo eccetera, viene chiesto: ma davanti a una situazione del genere perché non sei andato, perché io le mie cose me le risolvo da solo? Perché fatto di non considerare la figura adulta come un punto di riferimento, questo mi ha colpito sempre. Sì. Maria Pia, sì. Questo umanesimo, no, che noi dobbiamo rinnovare nelle nostre relazioni educative, pone l'adulto nella responsabilità di non spaventare i ragazzi. Io perché parlo con un adulto? Perché l'ascolto non è giudicante. Perché l'ascolto non è giudicante. Io non posso mai dimenticare quell'ispettore di polizia che in un confronto, in una serata con dei genitori, parlava della vittimizzazione secondaria e diceva: un adulto non parla col genitore o non parla a scuola perché tanto sa quello che si becca, una lavata di capo. Quando qua è detto da un ispettore di polizia, la dice lunga su quanto l'ascolto empatico sia determinante in queste vicende, nella vicenda della sofferenza degli ambienti digitali. Cioè, prima ascoltami, prima parliamone insieme. Io non ho bisogno che un ragazzo mi dica ho capito, mi basta che inizi a pensare se esatto. Quello che ci stiamo comunicando, diceva Eco che l'uomo di cultura non è quello che sa tutto di Napoleone, ma è quello che negli ultimi 3 minuti della sua vita sa dove andare a trovare le informazioni. Esatto. Ecco perché allora parlare di un nuovo umanesimo pedagogico nell'educazione civica vuol dire scoprire che, cioè fare in modo che un adolescente, che un bambino parli all'adulto perché può farlo, e lo può fare perché l'adulto lo lascia finire, gli lascia dire tutto, anche nell'imprecisione, anche se vorremmo da genitore, lo sperimentiamo, l'ascolto non giudicante è quella dimensione dove tu puoi stare con me, e stai con me proprio quando stai male. Cittadinanze digitali è un'esperienza veramente importante di progettazione educativa, disciplinare, ma è importante soltanto se riusciamo a considerare come io ho bisogno di una scena d'apprendimento e non soltanto di insegnamento. Esatto. Perché questa è la scuola che mi piace, questa è la scuola di chi mi sa dire: prof, ma Dante, sto sesto canto, doveva per forza scriverlo,
È un po' come dirmi se mi piace D'Annunzio, ma non che non mi piace D'Annunzio, ma ho come quella collega che viene a dire: io farei soltanto grammatica, io odio grammatica, ma non glielo posso dire. Lo posso dire però ai miei alunni dopo 50.000 esercitazioni di grammatica, però non prima, perché sennò non vale. E in tal senso, una prevenzione sul tema del bullismo, così, secondo te, funzionale? Cosa manca perché ci sia una piena, totale funzionalità? Io un appunto lo vorrei fare sulla figura del referente. Siamo sulla stessa linea d'onda. Perché ho vissuto un'esperienza anche personale, diciamo abbastanza imbarazzante, che non è il caso raccontare, ma insomma, voglio dire, io credo che il problema degli adulti, a differenza dei ragazzi che sono empatici, impulsivi, vanno addestrati a raffinare le emozioni, perché alle volte le emozioni rappresentano soltanto, diciamo così, l'istinto quasi selvaggio di quello che provo. Fammi andare a 150, fammi andare a 150, esatto, esatto. Quindi io sono un po' come loro, sono rimasta come loro, ahimè, forse sarà una difficoltà oggettiva, ma sotto questo aspetto rimango impulsiva molto più dei ragazzi per certe cose, ma credo che si sia un attimino fatta confusione su quello che è il significato della missione, del compito, del ruolo istituzionale, con quello che viene poi, come tutte le cose umane, passa dalla personalità. Quindi si fraintende ciò che è un servizio per ciò che diventa un ruolo di piattaforma, cioè diventa un ruolo istituzionale. Io sono la funzione strumentale. Maria Pia. Dimmi se sono cresciuto, non so risponderti. Dimmi se sono cresciuto. Io non sono cresciuta, però. Ora capisci che il ruolo non determina automaticamente una configurazione dei gesti che da quel ruolo dovrebbero provenire. Adesso noi avevamo bisogno che nelle scuole ci fosse una cinghia di trasmissione che orientasse, che sostenesse iniziative, che mettesse a tema. Ora, effettivamente, la legge 71 c'è da solo 3 anni, e 3 anni per poter anche soltanto monitorare la vicenda, è un arco temporale brevissimo. Ora, il legalismo di un ruolo è sicuramente il tarlo, no? Perché il problema non è piantonare quello che può essere piantonato, fammi essere diplomatico, è quello di mettere a tema quello che non è a tema. Cioè, la legge 71 ha messo a tema nelle scuole quello che è una necessità dei processi di crescita tutelata. Però fammi dire anche un'altra cosa, fammela dire questa cosa che ce l'ho, lo stomaco e deve venire fuori, perché sennò ho un attacco, devo dirla questa cosa. E bisogna anche però fare un attimino attenzione a chi affidiamo il compito di essere cinghia di trasmissione, perché qualche volta la cinghia di trasmissione, invece di distribuire, blocca, e soprattutto ai finti esperti. Perché c'è in giro un sacco di controfigure che in qualche modo propongono diciamo percorsi abilitanti, rieducativi del nulla, che poi alla fine non lascia nulla al ragazzo, ai ragazzi
che invece sono sempre e solo i diretti interessati. Perché il problema, stiamo parlando di uno strumento che serve ai minori, non ai referenti, non ai docenti. Ai docenti serve sapere come funziona e quali sono gli strumenti per poter arginare. Ho sentito in giro un sacco di gente passarsi per esperti del nulla. Questo genera confusione, genera tanta confusione. Io dico, ecco, e prima cercavo di mettere a tema il valore dei ragazzi. Sì. Qualche volta interrogarli un po' di più su quello che hanno sentito, capito, provato. È quello che... un applauso virtuale, te l'avrebbero fatto tutti i miei ragazzi se fossero presenti. Ma no, nel senso che dopo 3 ore di discussione sulla Corte Costituzionale, che è argomento di una ineffabile vibrazione emotiva, ora, un ragazzo dopo 3 ore si alza e chiede a questo che era un supplente della Corte, ma questo per noi a cosa serve? Ecco. Il relatore non aveva individuato quello che era il target a cui si riferiva. Ecco perché io sono convinto che un po' di monitoraggio vada fatto nelle scuole, così come molti referenti della prima ora hanno lasciato, perché effettivamente non sono stati molto sintonizzati su quello che era lo spirito del loro ruolo. Ma questo... corsi di formazione dei docenti referenti era ottimo in piattaforma Elisa, io l'ho fatto, è stata una barca di ore di formazione, mi è venuta l'emicrania, ma poi alla fine qualcosa ho appreso. Perché c'erano Abbiamo necessità di approfondire quella che è la conoscenza, ma quella che è la trama, i fili invisibili che legano cittadinanze insicure. Posso confessarti una cosa pubblica? È una confessione pubblica. Quello che sto facendo. Diamo la soluzione. No, lo so, ma non certo la soluzione, però la confessione la vorrei fare. Ho come la sensazione, a pelle, che si stia un po' congelando l'entusiasmo del continuare, sarà il Covid, sarà tutto quello che sarà la fragilità, ma è come se per alcune persone, per alcuni soggetti, questa realtà sia una moda. E come tutte le mode, conosce il suo tempo, come vanno di moda i capelli lunghi, i capelli corti, i tacchi, bassi, alti, no? Ma col dolore dei ragazzi non può essere una moda del momento. Io tocco con le mani il dolore dei ragazzi, mi sporco le mani con il dolore dei ragazzi. E non lo trovo giusto che siano ancora una volta, sempre solo loro, penalizzati, laddove gli adulti si ergono a maestri di vita e qualche volta invece hanno bisogno soltanto di un passo indietro, di umiltà. Il rischio del silenzio c'è, il rischio di far cessare questa forza di innovazione c'è sicuramente. Per un difetto che da un lato possiamo ascrivere ad una fase di stabilizzazione, dall'altro perché abbiamo pensato che l'adulto non ci dovesse mettere più nulla e che una volta lanciata l'informazione in modo proprio venisse un cambiamento. Prima dicevo, la scuola fa fatica a spostarsi dal sincrono delle sue trasmissioni.
questo è in questi temi ancora più difficile da poter cogliere. Ecco perché dico, noi non abbiamo bisogno di scoprire niente di più di quello che c'è con gli strumenti che ci sono e con una dimensione istituzionale che ascrive alla scuola una titolarità di gesti, una titolarità di progettazioni e una titolarità di abilitazione. A maggior ragione un curriculum di cittadinanza dà ancora maggiore titolarità, casomai qualcuno si sentisse di avere delegato completamente. La scuola è il territorio dove facciamo prevenzione, dove Esatto. facciamo prevenzione. La prevenzione è primaria, la fa la scuola. Ecco perché noi abbiamo necessità di docenti capaci di trasgredire quale che è il mare calmo del silenzio. Noi abbiamo necessità di trasgredire un po' di più per i nostri, perché i ragazzi non possono farlo, non soltanto perché non ne hanno la voglia, ma perché non sanno neanche come farlo, perché la sordità degli adulti può essere molto molto forte. Come uscirne? Come uscirne? Dobbiamo raccogliere le energie migliori, individuarle e soprattutto chiamare i ragazzi a esprimere quella che è la loro dimensione quotidiana, la loro dimensione, il loro dolore mentale, quello che trova sbocco in quelli che sono gli agiti che dopo li penalizzano. E noi abbiamo bisogno di fare rete con le famiglie che stiamo dimenticando drammaticamente. Anche se fossero poche, abbiamo bisogno di alleanze educative, di complicità educative. Abbiamo bisogno di lavorare su un tempo che è sfasato. La pedagogia ha tempi lenti, non ha tempi immediati. Esatto. Ha tempi lenti perché l'umano, perché le cose dell'umano che contano funzionano con tempi che non sono l'immediatezza della trasmissione. Abbiamo bisogno di ricordarci da dove siamo partiti e di riannodarci là dove la fonte delle cose importanti ci animano. Perché se questo la scuola non lo fa, chi lo deve fare? Il legislatore ha bisogno di una brava scuola, altrimenti fa per conto suo. Noi abbiamo allora bisogno di ridare titolarità ai ragazzi che sanno parlare della loro vita, lo sanno fare perché Sanno è essere la loro protagonisti. dimensione, è il loro territorio. Ora, Esatto. noi questo non possiamo negarlo. Il problema è che forse parliamo troppo noi e poco Ecco, loro. questo è il E punto. poco loro. Questo è il nodo, Ora, secondo me. e quando parlano, possono anche parlare in maniera fortemente dissonante, ma è lì che li Certo. incontriamo. Esatto. Cioè, recuperiamo quello che l'ascolto non giudicante, perché se non siamo giudicanti, riusciamo a capire che loro ci stanno già chiedendo aiuto, è soltanto che non ne hanno possibilità. Gli strumenti ce li abbiamo, fuori dalla scuola c'è confusione. Chi dovrebbe conoscere queste necessità? Sono
Secondo te, perché non ne tiene in considerazione? Cioè, Perché coloro cosa? che dovrebbero, no, operare in favore di questa forza motrice che sono i nostri ragazzi, perché non opera in tal senso, ma fa finta che il problema non esiste e si parla di tutt'altro, si decentra, si sposta Guarda, l'attenzione e non guarda, rimane, no? costa fatica sentirsi inadatti. Costa fatica. È la stessa differenza. Io prima ti dicevo, Sì. la fatica della progettazione, le buone progettazioni tengono dentro anche la fatica del fallimento. Tutte le Esatto. volte che noi parliamo con i ragazzi ci esponiamo al fallimento, ma è il fallimento che dice della necessità di continuare. Un adulto mordi e fuggi non incontra i ragazzi. Ecco Certo che no. perché dico che la fatica dell'ascolto è anche la fatica di riuscire a tenere dentro il oggi non ho fatto quello che dovevo fare, non ci sono riuscito. Ecco perché allora, io prima dicevo, dimmi se sono cresciuto, non te lo so dire veramente, ci sto provando, e con i Io 10, 54 anni. Vabbè, so ci di non andiamo avanti. essere cresciuta, so di non essere cresciuta e preferisco non essere cresciuta se questa crescita danneggia la mia natura e la mia identità. Preferisco non rinnegare le mie fragilità e sono quelle che forse sono il punto di forza in una relazione più empatica e umana con i miei ragazzi. Rivolgo anche a te una riflessione, come avevo fatto la settimana l'altra con il dottor Pagnoncelli, con l'amico Davide, e questo grande momento di riflessione che secondo me è molto vero. E ti ringrazio perché veramente hai dato degli spunti importanti, ripeto, per chi vuole audire, poi per chi non ne vuole fare tesoro, ogni occasione diventa quasi un appuntamento, no? Così indifferente alle volte, ma io invece ne esco molto edificata e ti ringrazio perché ho colto degli spunti educativi importanti. Miguel Benassayag parlava di questa società un po', no? Votata a una tristezza, a un ripiegamento, e parla dell'epoca delle passioni tristi. Secondo te, i giovani, quelli che tu conosci, io ne conosco tanti, e mi edificano, mi aiutano molto a comprendere cose che con naturalezza in altre realtà non si possono comprendere. Queste generazioni sono davvero generazioni che si nutrono di passioni tristi nonostante l'epoca del digitale, dell'internet veloce, della fibra, di tutto quello che vogliamo. Guarda, Sono io generazioni tristi? non sono uno psicologo, non sono uno psicoterapeuta. Quello che da educatore mi sembra è che loro cerchino adulti appassionati, assertivi, adulti che non celano la difficoltà, ma che la mettono dentro, la sanno mettere a sistema di un percorso di sacrificio. Sacrificio viene da sacrum, facile, fare cose sacre. Noi facciamo cose sacre con i ragazzi e loro, le loro passioni sono un dato che non deve scandalizzare un educatore. Certo che Ecco no. perché quello che vi dico è il sentimento di chi, sentendosi inadeguato, dice: mai nessuno come me, mai nessuno come i miei ragazzi. Cioè, quando si entra in classe, mai nessuno come lo stare insieme. Ecco perché allora l'incanto pedagogico non è l'estemporaneità, ma è la progettazione. Noi dobbiamo progettare gli interventi, perché l'estemporaneità è un po' come tenere la marmellata sul palmo di mano e traccima e non riesci a trattenerla. Noi abbiamo
bisogno invece di trattenere quello che con i nostri ragazzi costruiamo, perché dopo, quando c'è freddo e quando c'è sete, noi dobbiamo ritornare, come quella favoletta, alle fonti del calore. Una scuola che anima è questa, che sa dirsi incapace, ma che sa dirsi sommamente intenzionata a non darla vinta. Ecco perché allora, se mai ci dovessero essere passioni tristi, non saranno mai più tristi di molti adulti che conosciamo. Esattamente. È vero. Sono d'accordo. È vero. D'accordissimo. Vincenzo, vuoi dire qualcosa tu? No, secondo me sono molto più soli oggi, come dire, si trovano di fronte alla tecnologia, di fronte a questo contesto, comunque, che sono di fronte a un telefono, cioè parliamoci chiaro, alla fine di questo che si sta parlando. Io li vedo tanto soli, capitava prima del Covid, quando potevi andare in giro anche nelle scuole, durante l'intervallo la comunicazione non è più quella a voce, ma si mandano si mandano col cellulare il messaggio, l'SMS, la storia di Instagram, oramai tutto va intorno a quello. E dirò forse una cosa abbastanza cattiva, però mi trovo tanto in difficoltà quando sono ad un incontro e parlo di tecnologia con gli adulti, che quando sono ad un incontro e parlo di tecnologia direttamente con loro. Loro sono più consapevoli di quanto noi crediamo. E tante volte mi dicono, specialmente i genitori, ma bisognerebbe parlare un po' di più di tecnologia a scuola. È vero, perché alla fine loro ci vivono, io ci vivo anche di questo, ci lavoro nel campo dell'informatica. Però per me bisogna lavorare di più sugli adulti, specialmente nel periodo del lockdown, dove si passava tutto il tempo sui social, abbiamo letto di quelle cose abbastanza pesanti. E non si rendono conto che i nipoti, i nostri nipoti, quelli che le generazioni future hanno la fortuna, barra la sfortuna, di leggere quello che noi scriviamo oggi in rete. Se io ero nato 100 anni fa, avevo fatto il mio percorso, sono morto, va bene, nessuno sa chi ero, ma se io... mi capita, speriamo di no, ma di morire tra 50 anni, in cui ho passato 70 anni nel mondo della rete. Sì. Loro sanno quello che ho scritto da quando sono piccolo, anzi, addirittura ci sono comunque degli studenti e dei genitori che pubblicano l'ecografia del bambino che dovrà ancora, sì, quindi sì. Sono già digitalizzati, no? Quindi la nostra vita è schedata giorno per giorno in tutto quello che facciamo, e bisogna fare molta attenzione soprattutto a queste cose qua. Guarda, noi dobbiamo sanare le ferite della comprensione della fragilità, della comprensione della fragilità, no? È difficile tra adulti comprendere le fragilità, ma noi dobbiamo fare in modo che comprendere la fragilità non sia un pregiudizio nei confronti dei ragazzi. Questo non può essere pregiudizio. Prego. Posso chiederti un'altra cosa? Secondo te, nell'ottica educativa, i ragazzi sono davvero quello che poi sono i loro legami nella realtà, o sono altro? Cioè, sento giudicare, io vengo vista come una inguaribile romantica idealista, una che vede il positivo dappertutto, anche quando non è umanamente ammissibile a vedere il positivo. Vengo tacciato. Io sono il contrario. Quando un ragazzo, perché cerco di guardare oltre lo sguardo del mio senso, diciamo, di stimolo di pancia nel valutare le situazioni, ma lo facciamo in tanti, questo ovviamente, non sono l'unica, non sono un eroe per questo, però vedere che al di là di quello che tu vedi nel negativo, perché molte volte ci si ferma soltanto all'impatto di quello che a pelle mi irrita, oppure mi crea a me adulto un impatto di contrasto in quello che è il mio metodo educativo e pedagogico. Allora,
questi ragazzi non si nutrono solo di internet, non si nutrono solo di relazioni pseudo virtuali che fanno sentire sì la consapevolezza di apparire, questo sì, c'è il bisogno di essere considerati, ma un ragazzo che va a cercare la considerazione in rete è perché non la trova da qualche altra parte. Quindi il compito dell'adulto è quello di considerare chi ha dall'altra parte, cioè far sì che risulti una presenza, non un'ombra. Guarda, prima dicevo di ragazzi bloccati in un eterno presente, no? L'eterno presente della rete, l'eterno presente delle notifiche. Ora, chi è che deve rappresentare il futuro? Per loro, se non lo rappresentiamo noi, per cui tu prima dicevi io sono sempre quella incantata, l'adulto deve poter rappresentare un futuro, perché per loro è terribilmente nebuloso e incerto, intrappolati nel presente, esatto, dell'attimo, della rete, delle notifiche. Esatto. E dice di quanto la sfida è proprio nella capacità di rappresentare insieme quella che è una speranza. Ora, qui noi abbiamo paura di utilizzare il termine speranza. Ecco perché prima dicevo che abbiamo bisogno di adulti che trasgrediscono con termini che non sono molto molto alla moda. La parola pedagogia, speranza, ascolto. Ora, fuori da questo c'è un mondo che è triste. Perché? Perché c'è veramente molto triste, molto di triste intorno a noi. I ragazzi che lo studiano sono ragazzi che scolasticamente generano tristezze cognitive, ma vedete bene che lì, che l'eterno presente è per loro un dolore. Cioè, faccio soltanto un esempio: chi in questi anni si è affacciato al mondo del lavoro, l'esperienza del Covid è una terribile e triste vicenda personale. Immaginiamo quanto possa essere disarticolante, confondente per i nostri ragazzi una proiezione per il futuro. Esatto. Ora, quando parliamo di valore della Costituzione, quando parliamo della sostenibilità ambientale che si apre per il futuro, quando parliamo di essere cittadini digitali che tutelano la propria vita e le manifestazioni della propria vita, noi stiamo parlando di una capacità di rappresentare il futuro. Una scuola che dimentica il futuro non è una scuola, cioè rischia di non curare neanche il presente. Tra l'altro a Verona tra qualche giorno ci sarà la famosa Jobs e Orienta, questa bellissima manifestazione che in qualche modo richiama le scuole, solo che ahimè non so quanti potranno partecipare, però c'è tutto un giro virtuale proprio sulle prospettive lavorative future delle aziende oppure delle varie scuole che parlano di sé. Sì. La grande sfida è andare nella sincrono, e riuscire ad abitare là dove in questo momento incontriamo tutti noi, ci incontriamo anche in questo momento, ma incontriamo i nostri ragazzi. Il come eravamo prima non è il quello che dobbiamo essere adesso. È chiaro, è chiaro. Il quello che dobbiamo essere adesso è quello che forse i nostri ragazzi con qualche piccola e scomposta interpretazione hanno già fatto prima di noi. Ecco,
perché dico che comprendere la fragilità deve essere dentro una speranza. Fuori da questo io non capisco che cosa la scuola possa realizzare. Esatto. Se non una tautologica proposizione di qualcosa che è il sesto canto, che io amo, ma che il mio alunno non comprende. È chiaro. È stato un incontro bello. Volevo ringraziare ancora per due altri motivi. Anche Vincenzo, che viene da una difficile situazione di famiglia, ha perso da pochi giorni un parente per il Covid, e quindi ti ringrazio anche per questo, che ti sei superato nonostante. Lo abbracciamo tanto, lo abbracciamo. E quindi poi anche a te Biagio, perché so che stai attraversando un duro momento di lavoro intenso, impegnativo, e ti sei ritagliato questo spazio per me, per Vincenzo, per noi e a me. Me l'avete regalato. Sei tu che hai regalato la tua esperienza, la tua saggezza e anche degli spunti di riflessione importanti. Noi ci ripromettiamo sicuramente di ritrovarci ancora, perché faremo un altro incontro e sicuramente prima di quello che si possa immaginare, perché ci piace continuare un percorso che abbiamo cominciato questa sera. Ti ringrazio di cuore. Io ringrazio te per la disponibilità. Oh, grazie mille. E soprattutto caleremo le tematiche un pochino più che ruotino nel mondo del quello che a noi riguarda, diciamo, più da vicino, sotto l'aspetto dell'associazione, quindi del cyberbullismo. Affiliamo le armi. Quindi affiliamo le armi e ci dovremmo ritrovare tra una settimana, quindi l'altro sabato, per riparlare ancora in maniera approfondita. Volevo sapere se c'erano osservazioni, Vincenzo, cose dette. C'erano più che altro, allora, c'erano dei ringraziamenti che ho fatto vedere velocemente prima. Sì. Virginia dice grazie in particolare al professor Di Liberto, che mi sta facendo comprendere come essere un bravo docente, non solo un trasmettitore di saperi, ma soprattutto un motivatore di crescita. Bello. Grazie Virginia. Poi c'era il commento di Crismer. Ah sì. Vorrei ringraziare il prof. Di Liberto per la sua grande preparazione e umanità. Ho avuto il privilegio e l'onore di lavorare insieme a lui in un convegno, conoscendolo di persona. Una persona di uno spessore enorme da cui si può soltanto apprendere. E confermo quello che ha scritto. Vi assicuro che per la santità ci stiamo attrezzando, ma non queste sono tutte prove per la canonizzazione, quindi sono tutte testimonianze che vanno in tuo favore per il processo di canonizzazione. Bene, vi dico una cosa. Sì. Vi dico una cosa. Sapeste quanto mi sento inadeguato? Perché? Perché ai miei ragazzi questo piace tanto, perché lavoriamo meglio se ci sentiamo un po' inadeguati. Esatto, sono d'accordo. Sì. Serve, stavo leggendo, serve un lavoro di rete. Sì. Stiamo dimenticando i genitori, li stiamo dimenticando, non li stiamo chiamando. Se loro non ci sono è perché noi non li stiamo chiamando, non soltanto perché non ci sono aborigini. Io ci sono perché Vincenzo e Maria Pia mi hanno chiamato, altrimenti non sarei qui. Lo stesso vale per i nostri genitori. E questo perché dopo sono una valanga di richieste, di riflessioni, di povertà da mettere a sistema, perché si sta parlando dei loro figli, non ci sta io non condanno i genitori, è che noi li abbiamo silenziati, un po' come quando diciamo suo figlio è intelligente, cioè non va bene ma potrebbe dare di più. Che comunicazione è? Che razza di comunicazione è per un genitore, no? Me l'hanno detto in 12 anni di scuola ogni anno. Potrebbe dare di più, è bravo, si impegna, ma potrebbe dare di più. Ora capite che
questa complicità con i genitori, là dove ha, proprio con le condizioni che loro stessi ci pongono, è necessario. Quindi secondo te il patto di corresponsabilità non funziona nella relazione scuola-famiglia? Come tutti i dispositivi, se sono di tipo certificativo e non muove l'agire, sì. Ora capite bene che un contratto formativo ha bisogno di gesti. Se certo. Cioè, un uomo vero è un uomo che fa gesti, che realizza gesti e testimonianze, altrimenti non è un uomo vero. Sono d'accordo con non te. Sono d'accordo. Vi ringrazio di cuore, tanto. Grazie. Io sono grazie a te. Grazie contenta. A voi. Se non ci sono altre osservazioni, lasciamo le altre domande, gli interventi per la prossima puntata, diciamo così. Riserviamo un quarto d'ora, 15-20 minuti per rivolgere domande, così le raccogliamo. E questa sera era giusto che si esponesse ad ampio raggio tutto quello che c'era in cantiere. La prossima volta ci dirigeremo più sul tema specifico che vorrei approfondire in maniera più dettagliata, ecco, per fare un confronto obiettivo su quelle che sono le difficoltà, quali sono le prospettive, quali sono le speranze in tema di prevenzione, perché c'è un attimino un po' di confusione, secondo me, ancora, bisogna fare un po' di chiarezza. Ci fidiamo della vita. Va bene, grazie. Buona serata, grazie di cuore. Buon fine settimana. Grazie. Anche a voi di cuore. Grazie. Grazie Vincenzo. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao. Grazie a te, Biagio, che hai accettato il nostro invito. Grazie di cuore.